Allora, proseguiamo il nostro discorso intrapreso nella direzione della statica e andiamo a richiamare altri concetti che ritengo fondamentali, cioè ciò che riguarda la determinazione della risultante di un sistema di forze e della posizione della risultante di un sistema di forze al fine di giungere ad un sistema equivalente. Possiamo già anticipare che nel caso dei sistemi di forze piani, che noi considereremo quasi esclusivamente questi, un generico sistema di forze piano può essere ridotto ad una sola forza, la risultante di anticipo applicata sull'asse centrale della sollecitazione, oppure ad una sola coppia, se il sistema di forze è rappresentato da coppie. Va bene? Ok. Nella maggior parte dei casi ci troviamo nella prima situazione, cioè che il sistema di forze può essere ridotto nella maniera più semplice, poi abbiamo visto che la risultante la possiamo anche spostare se ne abbiamo bisogno ed aggiungere una coppia, ma nella maniera più semplice può essere semplificato in una risultante, ripeto, applicata all'asse centrale della sollecitazione. E allora, due domande. Come troviamo la risultante? Da prima via grafica, semplice, ma che dobbiamo tenere a mente. Secondo, sempre per via grafica, come troviamo la posizione della risultante? Va bene? Allora, per quanto riguarda la risultante di un sistema di forze, il discorso è abbastanza semplice, quindi se abbiamo F1 per esempio, F2, F3 ed F4, immaginiamo il sistema di forze sia costituito da queste quattro forze, noi possiamo essere interessati a determinare appunto la risultante. Questo lo possiamo fare per via grafica applicando ripetutamente la regola del parallelogramma, quindi questa è la F1 che riporto parallelamente, qui vado a riportare la F2 e capiamo subito perché procedo in questo modo, perché deriva dalla regola del parallelogramma. Lo vediamo subito, perché io posso tracciare qui la parallela del F2, la parallela del F1, la F2 sarebbe anche questa, naturalmente. Qual è la risultante tra F1 ed F2? È naturalmente quella data dalla diagonale del parallelogramma. Va bene? Quindi questa sarebbe F1 più F2, giusto? Questa è F1 più F2. E andiamo avanti andando qui ad aggiungere la F con 3 in questo modo. Non ripeto la costruzione perché ormai è banale, dovrei andare a considerare la risultante tra F1 più F2, cioè quella rosa, più F3, e vado ad applicare un'altra volta la regola del parallelogramma e naturalmente dovrei congiungere il polo P con l'estremo di F3, ok? Stesso discorso di prima, ripetuto n volte, in questo caso fino alla forza 4, va bene? Allora riporto direttamente la forza F4 qui e quindi la risultante totale del sistema di forze, questo sistema di forze è questa. Questa R che è stata ottenuta come F1 più F2 più F3 più F4, giusto? Però ho operato una somma vettoriale che, ripeto, è generata da una applicazione successiva
della regola del parallelogramma. Quindi è molto semplice, basta mettere tutte le forze in fila l'una dopo l'altra e poi congiungere il polo con l'estremo e otteniamo direttamente il vettore risultante. Naturalmente questo può essere fatto anche analiticamente, ma lo vediamo dopo. Ok, questa è una cosa. Abbiamo determinato la risultante, ma in questo caso, per quanto riguarda le condizioni da rispettare al fine di ottenere sistemi equivalenti, ne abbiamo due. Questa è la prima, cioè che la risultante di queste è data da questa forza. Ma questa forza noi la potremmo posizionare qui parallelamente dove voglio, tra virgolette. Perché? Perché naturalmente variando la sua posizione varia il momento. E chiaramente affinché i sistemi di forze siano equivalenti c'è soltanto una posizione che garantisce l'equivalenza del sistema di forze e quindi il rispetto della seconda condizione, che è quella di avere lo stesso momento. Quindi come rispondiamo al secondo quesito? Dove la mettiamo questa forza affinché i due sistemi siano equivalenti? Questo può essere fatto graficamente con quello che è noto come il poligono funicolare, ok? E questo lo voglio, diciamo, introdurre e andiamo anche a dimostrarlo in maniera semplice. Se io vado a scegliere, vediamo questo però, vado a scegliere un polo P generico del piano, chiaramente nella maniera più conveniente per ottenere un grafico, diciamo, più facilmente leggibile. Cosa faccio? Allora, congiungo il polo con O, questo lo chiamo, anzi, mi chiamo questo 0, 1, 2, 3 e 4, congiungo 1 con il polo, 2 con il polo, 3 con il polo e 4 ancora con lo stesso polo. Individuo questa direzione A, questo, scusate, lo indico con B, questo con C, questo con D e questo con E. A questo punto vado ad allungare le direzioni delle singole forze in questo modo. E vado a tracciare appunto il poligono funicolare. In che modo? Traccio la parallela da un punto che mi conviene, sempre per chiarezza grafica, trattandosi questo di un metodo grafico, la parallela da fino ad intersecare la direzione della prima forza, poiché A fa riferimento alla forza F1, va bene? Parallelamente, questa è A, ok? Poi faccio la parallela B, che è questa, fino ad intersecare la direzione della seconda forza, F2, e così via. La parallela C, che è leggermente inclinata in su, la parallela AD, e la parallela AD, che è ancora più inclinata. Ecco, vedete, questo poligono, ci sono delle figure molto interessanti del trattato originale di Varignon che fanno vedere queste cose, sono veramente, veramente belle da vedere. Se avremo l'opportunità, poi ve le mostreremo. Ecco, questa figura è un poligono funicolare denominato in questo modo perché? Perché dovete immaginare di avere un filo tenuto qui. Nei disegni originali di Varignon c'è proprio la manina disegnata che regge il filo qui e regge il filo qui. L'azione di queste forze va a tendere il filo naturalmente nella direzione dell'applicazione della forza stessa, generando questo poligono. E siccome può essere immaginato come la forma di un filo teso da quelle forze, viene denominato giustamente poligono funicolare, poiché rende, secondo me, molto l'idea. Va bene? Ma a noi naturalmente interessa un'altra cosa, cioè interessa
trovare la posizione della risultante affinché i due sistemi di forze siano equivalenti, cioè producano lo stesso effetto. Va bene? Facciamo prima la costruzione e poi spieghiamo il perché di questo risultato. Se noi andiamo a prolungare il primo lato, così come sto facendo, e l'ultimo lato, in questo modo, il primo e l'ultimo lato si intersecano in un punto per il quale passa l'asse centrale della sollecitazione che stavamo cercando. Quindi, se io prendo la risultante, questa blu, che abbiamo ricavato con il poligono delle forze, e parallelamente la faccio passare per questo punto, io ho ottenuto un sistema perfettamente equivalente. Ok? Andiamo a fare, naturalmente, direzione verso il modulo, cambia solo il punto di applicazione. Quindi, la riporto qui. Questa è la R, stessa direzione verso il modulo, e la retta d'azione di tale forza passante per questo punto, ottenuto tramite il poligono funicolare, è l'asse centrale. Concetto molto importante. Asse centrale. Quindi, alla fine, cosa abbiamo? Abbiamo un sistema di forze costituito da F1, F2, F3 e F4 ed un sistema di forze perfettamente equivalente nel rispetto di entrambe le condizioni dette prima, rappresentato unicamente da una risultante applicata all'asse centrale. Capite bene che il discorso diventa più semplice, no? Perché anziché considerare quattro forze, io ce n'ho una sola ed è equivalente. Quindi gli effetti prodotti da questa forza sul corpo rigido sono gli stessi. Bene, mentre la dimostrazione del poligono delle forze è banale perché deriva, come visto, da una applicazione successiva della regola del parallelogramma, quello del poligono funicolare è altrettanto semplice, ma forse un po' meno scontato. Vediamo di capire il perché andiamo a considerare il prolungamento del primo e dell'ultimo lato per individuare questo punto di intersezione. La dimostrazione è basata su questa figura. Allora, se noi questi raggi di proiezione dal polo P li consideriamo invece come delle forze, quindi questa qui la indico con Q con 1, per esempio, e questa la indico con Q con 2, va bene? Io posso scrivere cosa? In virtù di questo, che F1 è uguale a Q1 più Q2, giusto? Ma attenzione, io posso ripetere questo discorso via via per tutte le forze. Andiamo a farlo anche per la F2. La F2 andiamo a considerare una Q con 2 opposta, che sarebbe una meno Q con 2, più questa che la indico con Q con 3. E vado a scrivere cosa? Che la F2 sarà uguale a una meno Q con 2, perché è opposta a questa, più Q con 3. E così via. Così via, anche qui avrò una meno Q con 3, e questa è la Q con 4, e ancora meno Q con 4 e una Q con 5. Andiamo a scrivere tutte queste equazioni vettoriali, una sotto l'altra, quindi esprimendo le singole forze del sistema in funzione di queste nuove forze Q1,
1, 2, 3, 4 e 5. Quindi F3 è uguale a meno Q3 più Q4, F4 è uguale a meno Q4 più Q5. Ok? Bene, andiamo ora a considerare la risultante. La risultante R, tutte queste forze, a che cosa è uguale? Beh, sicuramente a F1 più F2 più F3 più F4, no? Quindi la somma vettoriale di tutte le forze, questo l'abbiamo già fatto. Ma questo significa sommare tutti i primi membri. Se questo è vero, sommando tutti i primi membri, deve essere vero sommando tutti i secondi membri di questa equazione, giusto? Andiamo a fare così. Mi accorgo subito che cosa? Che qui ho Q2 meno Q2, Q3 meno Q3, Q4 meno Q4. Quindi alla fine, sommando tutti i secondi membri, che cosa ottengo? Q1 più Q5. Cioè rimangono soltanto questi due, perché tutti gli altri si semplificano. Ci siete? Qual è Q1? Mettiamolo in evidenza. Questo. Qual è Q5? Questo. Guardate un po' come poligono delle forze. R è uguale, guardando a sinistra, F1 più F2 più F3 più F4. Guardando a destra, della stessa figura, è uguale a Q1 più Q5. Giusto? Ma qual è la direzione di Q1? È quella di A. Qual è la direzione di Q5? Quella di E, che sono esattamente i due lati che sono andato a prolungare. Quindi alla fine, quelle due forze, Q1 e Q5, le posso vedere applicate qui, e quindi in sostanza questa è la Q1 e quest'altra è la Q5. Quindi con la regola del parallelogramma tra queste due mi danno la R, e quindi questo giustifica che questo è il punto di applicazione della risultante. Va bene? Ma i metodi grafici sono sicuramente utili, utilissimi a mio avviso, per quanto riguarda gli aspetti concettuali, ma dobbiamo anche essere in grado di utilizzare dei metodi analitici. A tal fine ho preparato un esempio semplice, però a mio avviso significativo, che andiamo a sviluppare. Prendiamo ora un sistema di riferimento, quindi O, X, Y, e andiamo a rappresentare il sistema di forze in un sistema di riferimento, quindi con un approccio analitico. Poi confronteremo questo risultato per via grafica, non ci prenderà molto tempo, quindi state tranquilli. Quindi facciamo un discorso che abbia anche un senso dal punto di vista della scala, no? Immaginiamo che tutti questi trattini definiscano appunto una scala di questo sistema di riferimento, il che ci consente di tenere in qualche modo sotto controllo i risultati, anche se ovviamente il disegno è fatto a mano. Quindi immaginiamo di avere questo sistema di forze. Attenzione. F1, F2, che è questo, e poi abbiamo un F3. Sistema di forze,
è costituito da queste tre, F1, F2, F3. Va bene? Allora, noi vogliamo trovare la risultante per via analitica, semplicissimo, ok? Perché è data dalla somma vettoriale, ma ogni vettore può essere rappresentato tramite le componenti cartesiane, e quindi vado a fare la somma delle componenti cartesiane, giusto? Quindi l'F1 in forma cartesiana sarebbe semplicemente uguale a 2G, la F2 in forma cartesiana sarebbe uguale a 2I più 2J, dove I e J sono i versori degli assi X ed Y, no? Come abbiamo sempre fatto. Questa è l'F3, che ha invece come componenti semplicemente 2I. Ok? È un esempio semplice, perché a me interessa il messaggio concettuale in questo caso. Poi, nelle esercitazioni, tratteremo esempi più complessi. Ok? Quindi, risultante R è data da F1, F2, F3 come somma, ma andiamo a considerare direttamente le componenti. Quindi la somma delle componenti secondo le ascisse è la somma delle componenti secondo le ordinate. Quindi qui abbiamo queste due qui, è facile e immediato dire che è 4i più 2, 4j. Questa è la risultante. Se guardiamo il disegnino, è quello che ci aspettiamo, no? Cioè 1, 2, 3, 4, quindi 4i, 1, 2, 3, 4, 4j. Quindi qual è la risultante? La possiamo anche disegnare, è questa. E l'abbiamo calcolata anche analiticamente. Guarda un po', la R coincide con quella che otterrei congiungendo il primo e l'ultimo punto di questo poligono delle forze. Quindi vedete la corrispondenza tra l'approccio analitico e l'approccio grafico. Però così è troppo semplice. Noi vogliamo trovare in questo caso l'equazione dell'asse centrale. È una retta. Noi vogliamo trovare l'equazione di questa retta. Lì abbiamo utilizzato il metodo grafico basato sull'utilizzo del poligono funicolare, quindi vogliamo farlo in forma analitica. Il discorso è semplice se teniamo a mente il teorema di Varignon. Ok? Allora, prendiamo questo con O e scegliamo come polo proprio il punto O, perché questo ci consente di esemplificare. Va bene? Quindi vado a calcolare il momento risultante intorno a questo punto. Attenzione, questa è la R. Ma non è detto che sia questa la posizione della R, anzi vi anticipo che non lo è. Ok? Cioè in termini di componenti è questa, ma non è questa la posizione affinché questo sistema sia equivalente soltanto alla R. Sarà applicata da un'altra parte, ed è quello che vogliamo trovare, cioè l'asse centrale. Va bene? Altrimenti il problema sarebbe già risolto qui. E allora, momento della risultante rispetto al polo O, che non è zero, come potrebbe sembrare se considerassimo la R applicata qui, perché se la R passa per O, abbraccio nullo uguale a zero. Ma vi ho detto che non passa qui, quella è la sua rappresentazione vettoriale, ma non è la sua posizione effettiva. Bene, quindi non la conosciamo, e poiché non la conosciamo, questo momento lo scriviamo come OP, che è il vettore posizione dal polo O di un generico punto P dell'asse centrale che stiamo cercando. Vettore, la forza è la risultante. Quindi questo è il momento della risultante, la cui posizione è ignota o incognita. Va bene? Bene, questo prodotto vettoriale in forma analitica corrisponde a questo determinante. Quindi qui abbiamo IJK. Attenzione, siccome qui noi vogliamo l'equazione, ripeto, P è un generico punto di questa retta, cioè dell'asse centrale. Quindi
le sue componenti quali sono? X, Y, perché non le conosco, è un punto P di coordinate X, Y, va bene? So per certo che la, componente Z è uguale a 0, perché giace nel piano l'asse centrale, moltiplicato per le componenti di R, stanno qui, quindi ho 4, 4, 0, sviluppo questo determinante e mi accorgo subito che il risultato è il seguente, cioè 4x meno 4y k, questa è l'unica componente diversa da 0. L'esempio è volutamente semplice, così i calcoli li facciamo in diretta, va bene? Questo è il momento della risultante, eccola qua. Cosa ci dice Varignon? Che questo momento è uguale al momento risultante, cioè la sommatoria dei momenti delle singole forze che costituiscono il sistema rispetto allo stesso modo, ovviamente. Ed è quello che ci apprestiamo a fare. E poi imponiamo l'uguaglianza. MO risultante. Qui mi accorgo subito che il momento della F1 è 0, no? Perché ci abbraccio in uno, perché questa forza è applicata a questa particolare direzione. Quindi passiamo direttamente al momento di F2 e lo calcoliamo allo stesso modo, potremmo anche scrivere, vabbè, per completezza scriviamo R1 vettore F1 più R2 vettore F2 più R3 vettore F3. Il primo è 0. Questi possiamo calcolarli ancora per il tramite di questo determinante, quindi abbiamo IJK, naturalmente qui si rappresenta in questo modo. Andiamo a prendere l'R2. L'R2 potrebbe essere dato direttamente da questo vettore qui, giusto? Cambia la scala, perché in un caso ho la forza, Newton, l'altro caso ho vettore posizione, metri, no? Però questo potrebbe coincidere con R1, no? Come posizione della forza F2 rispetto al polo, perché la forza F2 appunto ha questa direzione. Quindi quali sono le componenti? 0, 2, 0 della forza F2 che ha queste componenti, 2, 2, 0 più l'altro determinante IJK R3. R3 potrebbe essere questo vettore qui. Perché questa è la direzione della F3. Stiamo applicando le cose che abbiamo richiamato oggi stesso, va bene? Quindi quel vettore posizione R3 che componenti ha? Guardate i segnetti che ho riportato qui. Componente X è 2, giusto? Due trattini, quindi scrivo 2. La componente Y di R3 è 1, 2, 3, 4, 4 trattini, quindi qui c'ho 4, 0. F3 ha come componente soltanto la I, perché? Perché è parallela all'asse delle X, va bene? Quindi qui ho soltanto 2, 0, 0. Sviluppiamo questi due determinanti, molto semplice, apposta naturalmente, quindi ho meno 4, ok, meno 4 più, che sarebbe k, quindi sommo direttamente, più, sì, più, cioè meno 8 k, quindi è uguale a meno 12 k, ci siete? Tutti gli altri minori danno contributo nullo nel determinante. L'unico diverso da zero è quello rispetto a k. Questo è il risultato. Questo è il momento risultante. Questo è il momento della risultante. Naturalmente sono tutte e due dirette secondo k, perché il vettore momento è perpendicolare al piano, sia se considero la risultante, sia se considero le singole forze. Giusto? Questi due devono essere uguali
ma non è che lo dico io, è il teorema di Marignoni, che abbiamo appena provato, dimostrato. Quindi dal teorema di Marignoni io ottengo cosa? Che 4x meno 4y deve essere uguale a meno 12. Questo è ciò che viene fuori dal teorema di Marignoni. Ma capite bene che ci conviene semplificare questo 4, 4, 4, 3. Qual è l'equazione dell'asse centrale? Y è uguale x più 3. Questa è l'equazione dell'asse centrale della sollecitazione, che ci dà la posizione della risultante, che ha queste componenti cartesiane nel piano. Andiamo a rappresentare questo asse centrale. Questa è un'equazione y uguale a x più 3, quindi per x uguale a 0 naturalmente è uguale a 3, coefficiente angolare è 1, quindi corrisponde ad un angolo appunto di 45 gradi, e quindi l'asse centrale della sollecitazione è questo. Questa è l'equazione della retta y uguale a x più 3. Dal punto di vista fisico rappresenta l'asse centrale. Quindi il sistema di forze F1, F2, F3 può essere sostituito in maniera equivalente da questa risultante R, la dobbiamo traslare e metterla qui. Ok? La schema di ISO. In questo modo. Questo risultato può essere facilmente dimostrato anche applicando il poligono funicolare. Se applicate il poligono funicolare scegliendo il polo dove volete, io vi consiglio per esempio di sceglierlo qui, ok? Come polo P per la costruzione del poligono funicolare, potete farlo semplicemente su un quaderno a quadretti, insomma, una cosa semplice, rapida, però vi consente di, diciamo, comparare l'approccio analitico con l'approccio grafico che abbiamo appena discusso, che è basato sull'utilizzo del poligono delle forze e del poligono delle forze. Va bene, ci fermiamo qui.